È una realtà veramente molto particolare quella che stai affrontando in Umbria, è una ristorazione, non la solita ristorazione come tu hai detto, no? No, diciamo che oggi, cioè, oggi Norcia è una città che è stata colpita da un terremoto e che è riuscita in quest'anno già ad avere un importante rilancio, un'importante crescita, e grazie a tutta una serie di aziende private, anche grazie alle istituzioni, siamo riusciti ad avere un primo step di ripartenza. Lavorare oggi a Norcia significa essere parte di un progetto importante, che non è soltanto il progetto di un'azienda come quella per cui lavoro Palazzo Seneca, ma è l'impegno di una città intera che è Norcia, che cerca di aiutarsi lì dove ognuno ha una mancanza, per cercare di tornare allo splendore che aveva prima. Francamente questa è una cosa che oggi mi fa piacere, perché mi dà la possibilità non soltanto di cucinare per il piacere di rendere felice il cliente, ma per essere parte di qualcosa di più grande. C'è anche un discorso di rapporto con i fornitori in questo senso, sì, no, sul sì, territorio? Sì. Il rapporto con i fornitori è un rapporto di sacrificio e di solidarietà, cioè nel senso, il fornitore del prosciutto che ha quei 10 prosciutti, 20 prosciutti di 30 semi di saggiatura che sono salvati dal terremoto, dice: Valentino, cerca di centellinarli perché dobbiamo aspettare un anno e mezzo, 2 anni per riuscire ad avere la stessa stagionatura. E quindi la possibilità è veramente per me una chance di, appunto, come dicevo prima, di essere parte di un gruppo più grande che pensa a un bene maggiore. Senti, visto che parliamo di maestri allievi, cosa ti stai portando dietro dopo anni dall'esperienza con chef Oliver Grove, che adesso, ancora adesso, dopo alcuni anni, no, che sono passati dal capo? Valentino ha avuto parecchi diversi maestri sicuramente, però è stato anche una buona parte con me. A quanto si dice, lui nella rubrica del cellulare c'è scritto maestro. Sì, solamente sì, alla voce, sì. No, solamente alla voce, vero, Oliver Grove, vero, quindi anche se c'era avuti tanti, vero, o c'ha una rubrica piena di maestri, maestro, oppure il mio maestro ha cominciato da me come stagista, diciamo, ha cominciato proprio da zero. Sì, è vero. Questo è vero, e poi è arrivato fino al sous chef. Sì. Con sì, qualche stacco, con qualche altra esperienza, però è tornato e ha fatto anche il mio sous chef. Voglio dire, sì. È un passaggio importante, sicuramente. Poi il resto deve rispondere lui. Allora, Oliver è... Ecco. Oliver mi ha dato due cose. Oliver è il mio maestro. Io ho avuto tanti maestri, ma il maestro è Oliver Grove. Poi ne potrei citare degli altri, non mi sembra il caso, ma lo chef più importante è lui. Quindi lo sto dicendo pubblicamente, è affermato, quindi nessuno non mi possa rimangiare le parole, perché Oliver mi ha fatto fare due step importanti. Oliver mi ha preso da ragazzo di ristorante tradizionale e mi ha avviato a quella che era la grande cucina. Poi mi ha preso da cuoco e ha detto: ora ti insegno a fare lo chef. E sono degli insegnamenti, al di là dell'aspetto tecnico, del gusto, della visione, che poi ovviamente per quanto mi riguarda è cambiata per una serie di esperienze che ho fatto, però i fondamentali di capire come gestire una persona, come rapportarsi, come fare il cuoco e come fare il capo, questo lo devo a Oliver Glowy, e per questo gliene sarò grato sempre. Bene, chiudiamo con Chef Glowy, che ci dice qualche novità su qui la tavola al mercato centrale. Ci sono già dei cambiamenti in sala, quindi 2017-2018, sì, cosa succede qui? Certo, è un ristorante che è partito un po' per gioco, sto sempre di più divertendo, successo c'è, abbiamo levato il bancone dei salumi, ora abbiamo una tavola, una specie di chef's table, dove uno può essere dall'aperitivo fino alla cena, guardando proprio i cuochi in cucina, guardando il spettacolo di cucina, e dove possiamo, volendo, anche fare dei chef, degli eventi, delle piccole cucine di cucina.
Bene, grazie a tutti. Grazie. Grazie a te. Grazie. Alla prossima. Ciao.